Il corso laboratorio in storia d'impresa, è un corso che ha, un obiettivo essenziale, che è quello di, condividere, trasferire, insomma, agli studenti che partecipano, una serie di competenze, diciamo di saperi da una parte, ma anche proprio di competenze pratiche che hanno un obiettivo, appunto, che è quello di raccontare, di articolare, di ideare, di progettare le storie per l'impresa. Considerando appunto la dimensione dell'impresa e quindi l'azienda nello specifico, un luogo in cui elaborare e poi in cui realizzare delle narrazioni. E quindi sia per quanto riguarda la narrazione dei prodotti e dei servizi che un'azienda eroga, sia per quanto riguarda appunto tutta la dimensione della cultura e dei valori che un'impresa ha sviluppato, sia che si tratti di un'impresa storica, sia che si tratti di un'impresa più giovane o addirittura un'impresa nuova, o ancora, per esempio, con diciamo, un mondo molto molto più ampio che è quello, per esempio, legato al territorio su cui l'azienda opera, con uno sguardo particolare proprio alla dimensione storica. E questo è molto interessante proprio in virtù del fatto che noi sappiamo oggi quanto sia importante avere una storia, no? Per qualsiasi azienda, perché da una parte esistono aziende che hanno una storia importante, ci sono appunto le cosiddette aziende storiche, però diventa assolutamente strategico e anche poi molto efficace per le aziende provare anche a inserirsi in quello che può essere il contesto storico, per esempio, di un settore, di un comparto di produzione, il fatto di nascere e crescere in una determinata città, in un determinato quartiere. Questo corso sia realizzato in stretta sinergia con l'incubatore di imprese dell'Università di Torino, con la comunicazione del dipartimento stesso e del dipartimento di management, e in particolare con alcune start-up dell'incubatore che saranno a disposizione degli studenti che parteciperanno proprio per sviluppare insieme il project work che sarà la condizione essenziale attraverso la quale poter superare appunto il percorso formativo. Io poi nell'ambito del laboratorio lascio però liberi gli studenti anche di orientarsi eventualmente su altre imprese che non siano necessariamente quelle proposte all'incubatore, nel caso in cui magari siano già stati avviati da parte degli studenti degli stage, dei tirocini, delle collaborazioni, nel caso in cui gli studenti abbiano essi stessi magari una esperienza aziendale in corso o ancora magari che ci sia un interesse specifico per alcune aziende importanti, insomma, del territorio. Ecco, il taglio che avrà il laboratorio, però, essendo un taglio anche molto pratico e operativo, è un taglio molto contemporaneo, molto innovativo anche proprio sulla la possibilità anche di progettare utilizzando strumenti digitali come possono essere i dispositivi mobili, per esempio i canali social stessi. Ecco, quindi diciamo una visione, no? Una panoramica anche molto ampia su quelle che possono essere diciamo le opportunità, no? Costituite dalla narrazione digitale per le aziende.